Salve a tutti ragazzi, bentornati su The Science Lab. Oggi tratteremo una delle molecole più conosciute anche dai profani della scienza, ovvero l'anidride carbonica. Però non parleremo della semplice combinazione di carbonio e ossigeno, bensì dell'anidride carbonica supercritica. Voi vi starete chiedendo, che cos'è l'anidride carbonica supercritica? È un'anidride carbonica con un pizzico di magia. Infatti, come tutti i fluidi supercritici, presenta le caratteristiche sia di un fluido e sia di un gas. Possiamo reperirla in farmacia o nei supermercati. Vi invitiamo a non rifare l'esperimento a casa perché potrebbe essere pericoloso, quindi non rifatelo a casa. Nel primo esperimento aggiungeremo dell'anidride carbonica spray, ovvero del ghiaccio secco, all'acqua calda. Come si può vedere, si forma del fumo che veniva utilizzato in passato sui set hollywoodiani per gli effetti speciali. L'acqua incorpora il gas. Ora invece facciamo reagire l'anidride carbonica spray con una bevanda al gusto cola. Si forma anche qui del fumo che condensa sopra la bevanda. Vediamo qualche curiosità. L'aria atmosferica ne contiene circa lo 0,03%. Seppur apparentemente in scarsa percentuale, è il principale gas responsabile dell'effetto serra e il riscaldamento del globo. L'anidride carbonica, liquida, per rapida evaporazione, solidifica formando una massa nota come neve carbonica. È utilizzata nella conservazione dei cibi e per fabbricare la soda solvay, ovvero il carbonato di sodio. Inoltre, data la sua proprietà anticomburente, è presente negli estintori antincendio. Anche per oggi è tutto ragazzi, ricordatevi di mettere mi piace e di condividere il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, seguiteci mi raccomando sui nostri social, su Facebook, su Instagram e andate a leggere l'articolo correlato alla tematica di oggi. Ciao a tutti ragazzi!